La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 25 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali di oggi. Iniziamo con il Messaggero. Airbus, i misteri dello schianto. Il low cost tedesco partito da Barcellona precipita sulle Alpi francesi. 150 morti, dubbi sulla rotta. Dai piloti nessuna richiesta di soccorso, accuse alla Germanwings. Gli equipaggi bloccano 30 decolli. Quella classe che non c'è più e i servizi, l'allarme, lunedì l'aereo aveva avuto guai al cartello. I precedenti, il primo disastro per i voli low cost nei cieli d'Europa. Torniamo in Italia, prescrizione lunga allo strappo di Alfano, NCD si astiene, tensione sull'anticorruzione, il provvedimento società di Stato arriva mister legalità. E infine taglio basso, omicidio stradale, pene più severe, 12 anni di carcere. Proseguiamo con la pagina regionale, dunque la Gazzetta del Mezzogiorno. Mafia, estorsioni e droga, nuovo blitz a Squinzano, scattano 11 arresti. L'emergenza Xylella, l'Unione Europea non si fida e prepara nuove misure, saranno annunciate domani o venerdì. La Gazzetta di Lecce, mafia e droga, 11 arresti, Motta è il terzo tentativo per ricondurre alla legalità la vita della comunità. Mattano, 30 anni per l'omicidio del socio in affari, ancora cronaca. Taglio centrale, l'emergenza Xylella, lo schiaffo dell'Unione Europea, l'Italia non ha fatto abbastanza, le misure non hanno funzionato. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, la SCU in guerra, 11 arresti, ascoltato in diretta dai carabinieri l'assalto a colpi di mitra in una masseria. Motta, un altro tentativo per strappare Squinzano allo strapotere mafioso. Giù in basso, Emiliano caccia il segretario PD, moglie assunta da TAP, vergogna. Melendugno, il caso scuote il centro-sinistra pugliese. Sulla destra, la lotta per salvare gli ulivi, l'Unione Europea contro la Xylella, iniziative insufficienti, in arrivo nuove misure. Taglio basso, previsioni ok anche per quest'anno, turismo in crescita, la Puglia è da record. E fine lo sport, Calciopoli, la decisione sul campionato 2005-2006, Lecce discriminato e fuori dalla A, sarà risarcito da Moggi e Co. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, mercato, gli ambulanti, vogliamo restare qui a due giorni, dal trasferimento in via Bari, la nuova richiesta. Operazione sicurezza, controlli della municipale nel weekend, stretta sulla movida, arrivano le multe. Operazione déjà vu, ultimo atto, droga e attentati, nuovo colpo ai clan, 11 in manette, blitz a Squinzano contro i presunti rivali del gruppo Notaro. L'agguato, guerra con Brindisi e a suon di attentati, lo scontro con Torchiarolo per la cocaina non pagata. Le intercettazioni, non venire a casa, questi stanno sparando, l'episodio ascoltato in diretta dai carabinieri. Il procuratore capo Cataldo Motta, terzo tentativo di riportare la legalità a Squinzano, territorio in mano ai Pellegrino. Il sindaco, la replica del primo cittadino Mino Miccoli, mai un atto per agevolare la SCU, non c'è alcuna infiltrazione, il paese non è assuefatto ai clan. E fine le pagine sportive di Quotidiano, il Lecce doveva essere scritto in A, Messina e Regina non avevano i requisiti, il team giallorosso chiede il risarcimento. La decisione della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta fatta dal legale della società. Calcio giocato, Miccoli, Tesoro, Bollini, è l'ora del chiarimento. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A breve vi diamo l'appuntamento con TG News 24. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...